Buongiorno e benvenuti a tutti. Oggi parleremo dell'installazione del comando termostatico serie 200. Ora vedremo come in pochi passaggi è molto semplice installare il nostro comando termostatico. Unica accortezza è quella di dotarsi di un piccolo cacciavite. Il primo passaggio quindi sarà quello di rimuovere il cappuccio di sicurezza, che viene via molto facilmente. Il secondo passaggio sarà quello di svitare la manopola in plastica. Il passaggio successivo sarà quindi quello di rimuovere la ghiera in plastica facendo un po' di pressione verso il basso. Il passaggio successivo quindi sarà di posizionare la nostra ghiera in plastica sul nostro corpo valvola, facendo attenzione di posizionarla molto bene. E infine siamo arrivati all'ultimo passaggio, quella dell'installazione del comando termostatico. Unica attenzione è quello di posizionarlo sul numero 5 in posizione tutta aperta. Questo agevolerà effettivamente l'installazione. A questo punto è semplicemente da avvitare. E ora affronteremo una delle problematiche più comuni, quindi quella della regolazione della temperatura del nostro comando termostatico. Spesso può accadere che il nostro comando termostatico non lavori bene perché magari coperto da dei tendaggi oppure posizionato in delle nicchie che coprono l'intero radiatore oppure posizionato al di sotto di una finestra senza copertura, quindi i raggi solari possono andare a influenzare il nostro sensore. E infine anche posizionato dietro a delle porte che possono creare delle problematiche. Per ovviare a queste problematiche, Caleffi ha pensato ad un comando termostatico con sonda estesa serie 201. Sono due i posizionamenti corretti. Il primo a 1,5 metri d'altezza, il secondo, in caso di volerlo posizionare al di sotto del radiatore, di mantenere i 10 cm da terra. Naturalmente per il sensore a 1,5 metri d'altezza abbiamo pensato a un'apposita cover. Nel salutarvi e ringraziarvi per l'attenzione, vi invitiamo a seguirci sul nostro canale YouTube. Grazie.